dei giovani da sistemare, però credo che il grosso della squadra ormai sia completato. Chiaro che ci vuole un po' di tempo, poi tanti gruppettini tra nuovi, vecchie alzane, vecchie seriate che si uniscono, quindi non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Un grande entusiasmo, sta sicuramente storica, guarda, da Alzano Cene, sono orgoglioso di unirmi a loro. Partiamo con spirito veramente nuovo, come se fosse proprio una cosa nuova, e abbiamo veramente grande voglia di stabilizzarci in questo calcio di Serie D, che insomma è già un bel calcio. La preparazione è il 25 di luglio, presumibilmente sarà il primo giorno, lo faremo ad Alzano, dopo ci sposteremo da qualche altra parte, adesso stiamo definendo delle situazioni. Primo di agosto amichevole con la Pergolettese, sicuramente il turno preliminare di Coppa Italia, quindi dobbiamo prepararci al meglio per quella data. È nata calcolando il momento abbastanza difficile che stiamo attraversando tutti, soprattutto il calcio dilettantistico. Abbiamo pensato di unire queste due forze, cioè l'Aurora Seriate e l'Alzano Cene, per poter costruire un qualche cosa di più stabile, di più solido, che possa andare avanti nel tempo. Questa è un po', è stata un po' la nostra idea, e è la nostra idea. Chiaramente cercando di fare il meglio possibile, cercando di mettere insieme le due realtà, quello che ha fatto l'Aurora Seriate e quello che ha fatto l'Alzano Cene, che negli ultimi 10 anni, 6 anni per l'Alzano Cene con retrocessione e immediata risalita e 4 anni per l'Aurora Seriate, è una buona base di partenza per poter far bene. Allora, il settore giovanile, io parlo di quello dell'Alzano Cene, quest'anno diciamo che ha vinto quasi tutto, avendo fatto la finale nazionale con la Juniores e avendola persa per 1-0. Quindi la prima squadra invece che obiettivo può esserci? Beh, diciamo che l'obiettivo della prima squadra in questi momenti di fusione è solo uno, è quello di non creare problemi alla dirigenza, cioè di far bene, fare un campionato senza patemi d'animo, e quindi permettere a noi dirigenti di amalgamarci di più, conoscerci meglio e poter predisporre il futuro in un certo modo.